La mattina di venerdì 9 maggio al Rione Terra a Pozzuoli è stato presentato il restauro della Basilica Cattedrale di San Procolo, che riaprirà il culto con una santa messa pontificale presieduta dal Vescovo di Pozzuoli nel pomeriggio di domenica 11 maggio. La cattedrale riapre al culto dopo 50 anni. Infatti, nella notte tra il 15 e il 16 maggio del 1964, un incendio devastò la struttura. Da allora, anche a causa dell'evacuazione del Rione Terra nel 1970, fu chiuso al pubblico. L'incendio, però, ha svelato l'antico tempio dedicato ad Augusto nel primo secolo d.C. Elogio del palinsesto è stato il progetto vincitore del bando internazionale. L'equipe del professor Marco Dezzi Bardeschi ha deciso di mettere in risalto sia l'antico tempio pagano che l'edificio barocco cristiano. Alla presentazione hanno preso parte tutte le autorità istituzionali del mondo politico e di quello religioso. Erano tra gli altri presenti il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, e l'ex presidente Antonio Bassolino. È una cosa straordinaria, qui c'è le più belle cose che possiamo offrire al mondo e quindi è un'occasione straordinaria per la città, per la comunità campana, per la chiesa, ma per tanti turisti, per quello che è la nostra storia, la nostra tradizione. Io sono particolarmente felice e orgoglioso che la Regione ha fatto in questo caso, possiamo dire, un miracolo perché ci ha creduto, io ho voluto metterci tutto il lavoro, le risorse necessarie nel momento in cui non c'erano più, e per me anche un po' più di orgoglio perché quando ho iniziato tanti anni fa a fare politica, una delle prime cose, parliamo praticamente della fine degli anni 80, una delle cose che volli fortemente allora era lavorare per rilanciare questa straordinaria area che era stata abbandonata, come sapete, per tanti motivi, e ridarla alla città. Quindi per me è un po' qualcosa anche di più, di legato al sentimento, alla voglia e all'impegno che mi ricorda tanti anni di lavoro qui. Poi, come sempre, cose in Italia ci vuole tanto tempo per realizzarle, però anche quello che si è scoperto, perché ci sono percorsi archeologici straordinari, storici che vale la pena, insomma, una grande vetrina per il mondo, credo, oltre che chiaramente una soddisfazione per i cittadini di Pozzuoli e Campania. Sindaco, un evento storico importantissimo per Pozzuoli ma anche per tutti i Campi Flegrei, come lei ha detto durante la presentazione. È un evento importante per la città, oggi insomma è la pietra per farci accelerare ancora di più il processo di valorizzazione del territorio, partendo da questa rocca meravigliosa. Ovviamente da questo punto del Rione Terra, oltre alla valorizzazione di tutte le risorse che la natura ci ha regalato, c'è bisogno del nostro aiuto di cittadini putiolani. Oggi per noi, per poter valorizzare, non c'è solo un problema di risorse infrastrutturali, di parcheggi e quant'altro, c'è anche un problema culturale, di mentalità. Dobbiamo tutti convincerci che dopo l'epoca che ha creato, l'epoca industriale che ha creato ricchezza, occupazione, ha consentito la formazione di famiglie, rispetto ad altre città noi abbiamo la fortuna di avere un patrimonio paesaggistico, culturale, archeologico, per creare quegli ingredienti e quel sistema produttivo, turistico, ricettivo, ma concludo con la città dell'ospitalità. Ma questo, c'è bisogno di un lavoro graduale e che parta dalla consapevolezza di noi cittadini putiolani, che questa è l'unica certezza che dà occupazione, ricchezza e futuro a questo territorio meraviglioso. Ovviamente allargando il ragionamento a tutti i Campi Flegrei, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procita, c'è il grande attrattore dei Campi Flegrei, dobbiamo viaggiare veloci per poter valorizzare questa terra. Un momento importante per la città di Pozzuoli, ma anche un momento importante per la comunità dei fedeli, soprattutto in un periodo in cui Papa Francesco spinge ad uscire dalla chiesa e andare tra le persone. Quanto conta tutto questo? Certo, può sembrare strano, no, che noi entriamo in una chiesa, ma l'entrare nella chiesa, come dicevi tu, come ci insegna Papa Francesco, è sempre per uscirne. Noi entriamo per incontrare Gesù Cristo, perché le liturgie che facciamo nelle nostre chiese hanno proprio questo, cioè sono un incontro con Gesù, però è chiaro che non possiamo rimanere nelle chiese, no? Poi da qui si esce, ecco.
però è anche bello sapere che la Chiesa, quando più bella è, più esprime anche una dimensione di Dio che oggi forse è un po' traspirato, che Dio è bontà, che Dio è verità, che Dio è amore, ma Dio è anche bellezza. Ecco, il rito di domenica, la Santa Messa di domenica suggellerà questa riapertura. Cosa succederà da domenica e nei prossimi giorni? Diciamo che noi abbiamo la possibilità di celebrare qui solo il sabato e la domenica, perché ancora rimane un cantiere aperto per gli altri giorni della settimana, però abbiamo questa possibilità, già un segnale forte, importante, già molte parrocchie si stanno prenotando come pellegrini per venire a celebrare insieme qui, soprattutto le parrocchie della città di Pozzuoli. La fine dei lavori della cattedrale costituisce senza dubbio una importante vittoria, non solo istituzionale, ma anche culturale. Dottoressa, un passo importante per la città di Pozzuoli, ma anche una vittoria delle istituzioni che promuovono e lavorano per la cultura. Sì, ed è un lavoro che oggi diventa sempre più complicato, appunto per la cronica ma sempre più pesante mancanza di risorse che purtroppo il governo dedica al nostro patrimonio culturale, che meriterebbe ben diversa sollecitazione, diciamo. Ma sì, è stata una sfida che penso siamo riusciti a vincere tutti quanti insieme, al di là certamente delle molte liti, incomprensioni che hanno costellato questo intervento, perché certo c'era la preoccupazione da parte nostra che il monumento subisse, diciamo, il peso del sacro e viceversa. Invece credo che la soluzione di compromesso che è scaturita dal progetto di restauro sia riuscita a dare il giusto peso a entrambe le parti di questo straordinario monumento, che almeno per quanto riguarda la parte romana è sicuramente un unicum e non soltanto in Italia. Ma la cosa più importante è stato l'obiettivo nostro, non era la semplificazione tematica, la scelta, questo sì, questo no, come purtroppo ancora spesso è il restauro, un periodo favorevole, un altro sfavorevole da rimuovere, no, era far convivere, coesistere in questo dialogo, anche nel frastuono che peraltro noi siamo abituati, come la nostra cultura lo richiede, no? Tutte le mani, tutte le stagioni, tutti i personaggi protagonisti che qui in oltre 2000 anni hanno calcato questo luogo, e questo è stato l'obiettivo, e quindi far convivere l'ex tempio riscoperto dai muli pagano con la cattedrale barocca, con questo trionfo scenografico. E naturalmente ora la città si è allontanata purtroppo, perché il Rione Terra è stato sgombrato dai suoi abitanti, e quindi ora il vescovo attende, sembra che siamo arrivati concretamente a questo, attende la ricostruzione della cella campanaria per richiamare i fedeli, insomma, al Rione. Hanno accompagnato la presentazione momenti musicali con l'ensemble barocco Accademia Reale, che ha eseguito brani di Giovan Battista Pergolesi e Antonio Vivaldi.